7 febbraio 1992. Firmato a Maastricht il trattato europeo omonimo. Protagonisti dell'intesa il cancelliere tedesco Helmut Kohl, artefice della recente riunificazione della Germania, il presidente francese François Mitterrand e per l'Italia Giulio Andreotti, al suo settimo ed ultimo mandato a Palazzo Chigi. Altri 9 gli stati firmatari. Cuore del Trattato di Maastricht è la creazione della moneta unica europea. L'idea di Jacques Delors, quando nel 1984 diventa presidente della Commissione, è utilizzare la moneta unica come strumento per l'integrazione politica europea. Mentre i federalisti classici come l'italiano Altiero Spinelli puntavano tutto sulla costituzione politica, scatenando fuoco di sbarramento da parte degli stati più nazionalisti come la Francia, Delors cambia completamente approccio verso l'obiettivo. Avvicinare l'integrazione politica è possibile, rendendo irreversibile l'integrazione economica e monetaria. Si parte dal basso, presentando i progressi nel processo integrativo come completamento del mercato comune. L'Europa unita si trasforma in un progetto minimalista. L'integrazione sarà come un missile a 3 stadi, ciascuno dei quali possiede però la spinta sufficiente per passare a quello successivo. La moneta unica, sancita dal Trattato di Maastricht, sarà realizzata per tappe entro il 1999, lasciando il campo, ma quando, all'integrazione politica, con una configurazione istituzionale da scegliere tra federalismo e confederalismo. Un processo schiettamente politico ancora iscritto in quella logica economicistica nata per meglio resistere agli attacchi degli avversari dell'integrazione.